2021. Per lei è molto importante essere qui. Giorgia Villa ottiene il terzo punteggio con 13.466. Buon inizio da parte dell'Italia. E adesso è il momento di un'altra formidabile garista, Martina Maggio. Rincorsa, ci sono Jambè con cambio per Martina, un'entrata sicura, a Jambè con cambio e ancora si somma, preparazione, la sua parte acrobatica. Anche lei delle Fiamme Oro, classe 2001 di Monza. Tieni bene, bene Martina, i due salti dietro smezzato, collegate al flick. Piroetta perfetta senza nessuno sbilanciamento. Jambè con cambio d'anello, tieni, tieni. Ruota senza posa delle mani, piccolo spostamento delle spalle. Ribaltata senza, perfetta fino a un momento prima della chiusura del movimento, piccolo sbilanciamento, salto costale, la capovolta indietro a contatto con il dorso. Dovrebbe uscire con un doppio carpio, Carmine, valore E. Vediamo, questo normalmente il suo esercizio, vediamo se anche qui realizza. Grande concentrazione, piccola pausa. Si va a visionare tutti gli elementi dalla posa delle mani, rondata. Ecco il doppio carpio. Doppio carpio. Buono, con il leggero passettino laterale. Il valore di partenza di questo esercizio, Carmine, è di 5,60, quindi un buon valore. Ricordiamo che possono salire quattro ginnaste, ma ecco Monica Bergamelli, altra grandissima ginnasta azzurra, tre Olimpiadi per lei. Adesso sarà il momento di Asia D'Amato che punta con decisione. Intanto due esercizi direi buoni sono stati portati a termine, abbiamo due possibilità per far entrare ancora un altro esercizio per la squadra. Ecco il flick smezzato, salto smezzato, salto smezzato, collegato, un piccolo sbilanciamento nella parte finale. E poi questa è l'uscita, grande spinta sia con le mani che con le gambe. Arrivo leggermente scarsa, piccolo spostamento avanti e laterale. Allora, abbiamo cominciato con Giorgia Villa, Carmine 13.466, Martina è uscito all'esecuzione di 8, però manca la difficoltà, no, l'hanno abbassato a 7.933, ci manca la difficoltà ancora, guardate lo sguardo di Martina Maggio che è in trepida attesa, mentre è già pronta Asia D'Amato, anche lei punta a un piazzamento di prestigio. Ancora abbassata l'esecuzione, 7.85 da 7.933. Deve uscire ancora la difficoltà, sono momenti questi di grande tensione. Martina Maggio che ha disputato un'Olimpiade molto coraggiosa, aveva avuto un infortunio alla gamba, ma lei comunque ha disputato le gare, anche quella al corpo libero, portando l'Italia a un piazzamento davvero di prestigio, il quarto all'Olimpiade. Ecco Monica Bergamelli, in pedana oggi ci sono Monica Bergamelli e Marco Campodonico. E a proposito, ecco 5,60, quindi complessivo di 13,40, fa leggermente peggio di Giorgia Villa. E adesso è il momento di Asia D'Amato.